Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare le riceventi FR Sky al Flight Controller CL Racing F4. Per questo Flight Controller userò solo il collegamento tramite S-Bus. Purtroppo non sono riuscito a collegare la telemetria in nessun modo. Ho provato col pad tele, tramite soft serial, con hack della ricevente e tramite pad non invertito. Via CLI ho provato con tutte le configurazioni possibili, senza ottenere alcun risultato. Ho provato anche col firmware F-Port, ma nulla. A questo punto l'unica cosa che mi viene da pensare è che il mio flight controller abbia qualche problema. Se siete riusciti a far funzionare la telemetria o F-Port, lasciatemi un commento e ditemi come avete fatto. Per questo tutorial userò la R9 Slim, ma il procedimento è lo stesso per gli altri riceventi FR Sky, sia a 900 MHz che a 2.4 GHz. Come vediamo, qui c'è il pinout del connettore, VCC è l'alimentazione, S-Port è il pin della telemetria, poi abbiamo S-Bus In ed S-Bus Out. Qui facciamo attenzione perché molte riceventi FR Sky hanno questi due pin. Ricordiamoci che dobbiamo usare sempre il pin S-Bus Out. Il pin S-Bus In serve per collegare una seconda ricevente, ma per fare FPV se ne usa solo una. Quindi il pin S-Bus In non va mai utilizzato. Poi abbiamo RSSI Out, anche questo non va utilizzato in quanto mandiamo il segnale RSSI via canale S-Bus. Infine l'ultimo pin è un GND. Ho già preparato il cavo rimuovendo i fili che non ci servono. Ho ottenuto VCC, S-Bus Out e GND. Quindi saldo i fili nei rispettivi S-Bus, RX5V e GND. A questo punto avviamo Betaflight, clicchiamo su Connetti e andiamo in port. Qui attiviamo Serial RX nella UART 1, quindi salviamo. Andiamo in configurazione e nel tab Receiver scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu a tendina sotto selezioniamo S-Bus. Assicuriamoci di attivare USD, quindi salviamo. Visto che non abbiamo la telemetria sulla radio, è importante avere il livello di carica della batteria e il segnale RSSI. Io li tengo qui sugli angoli. Una volta sistemato anche l'USD, possiamo salvare e uscire. Questo era il mio tutorial su come collegare le riceventi FR Sky al Flight Controller CL Racing F4. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.